Ieri l'invio delle 120 raccomandate in cui chiedono il risarcimento a Miteni, un'altra goccia in mezzo al mare di quella che sempre più diventa una vicenda dai contorni labili, dove si gioca al rialzo dei limiti, dove si annunciano individuazioni di cause, dove si fanno analisi su analisi, ma l'inquinamento è lì. L'acqua è marrone, le colture, gli orti sono infetti, non resta che comprare, ma sempre con l'ansia. Io compro alimenti che vengano fuori dalla zona rossa, per cui vado a leggere nelle cassettine, sposto le cassettine per vedere da dove provengono gli alimenti. Una vita a stare attenti a cosa si beve, cosa si mangia, senza sicurezze né certezze, e mentre si cerca di sopravvivere ad una situazione già difficile, si guarda con preoccupazione alla soluzione adottata da Miteni. I filtri a carboni attivi trattengono i PFAS a 8 molecole. Attualmente Miteni produce PFAS a 3 molecole e quelli non li ferma nessuno, neppure i filtri a carboni attivi. Studi e ricerche non escluderebbero la pericolosità della cosiddetta catena corta, anzi andrebbero ad incidere direttamente nelle cellule, da qui la rabbia. Io come posso sapere se è vero o no, se non sono loro a dirmi se è vero o no? Devono sperimentarlo su di me questo. Hanno già sperimentato quelli a 8 atomi. E adesso ci tocca fare la plasmaferesi. Devono sperimentare anche quelli a 3 atomi, intanto gli permettono di produrli.